Libero in 3 minuti, in super sintesi, come si presenta la giornata che inizia? Allora, c'è un giallo che non vi farà dormire, non vi terrà tranquilli, vi farà stare in pena fino alle 16 di oggi. Perché? Che succede alle 16 di oggi? Direte voi, che dramma si consuma? Alle 16 di oggi scade il termine per la presentazione al Viminale dei contrassegni, dei simboli dei partiti alle elezioni. Poi ci sarà qualche giorno in più per compilare le liste, ma intanto devi presentare il simbolo. E direbbero Oxford, sti cazzi. No, e non potete dire così, perché entro le 16 si risolverà il grande giallo. Come sarà il simbolo del Partito Democratico? Perché ieri sera in una trasmissione televisiva mi sono confrontato con il mitico onorevole Brando Benifei, capo delegazione uscente del Partito Democratico al Parlamento Europeo, e avevano fatto ore e ore e ore di riunione del loro partito, un brainstorm, una tempesta di cervelli del Partito Democratico, e ancora però non sapevano come sarà fatto sto simbolo. Cioè, ci sarà scritto Partito Democratico, ci saranno scritte un po' di altre cose, l'Europa, i diritti, i progressisti, tutte le cose loro, però non si capisce se ci sarà o no il cognome di Elly Schlein dentro. Perché ieri Schlein, che come sapete è astuta come una volpe, che cosa ha fatto? Prima della riunione si è tenuto a buona Bonaccini, che oltre che presidente a questo punto uscente per la ragione che vedremo dell'Emilia Romagna, sarebbe anche il capo della minoranza interna. E lei lo ha premiato dicendo: sarai capolista nel nord-est. Morale, realisticamente sarà eletto all'Europarlamento. Il nord-est è la circoscrizione che include, oltre al Veneto, proprio l'Emilia Romagna, e quindi lascerà il posto e ci saranno nuove elezioni, forse in autunno, in Emilia Romagna. Avendolo premiato, lei, furbissima, dice a lui: oh Stefano, però adesso mi devi fare un piacere, dilla tu quell'altra cosa in riunione. E qual è quest'altra cosa da dire in riunione? Arriva Bonaccini e fa: ma per spingere il partito dobbiamo mettere dentro il cognome di Elly Schlein nel simbolo. Apri di cielo! Tutte le meglio teste progressiste del PD, la Serracchiani, Cuperlo, la Picerno, ti a strapparsi i capelli: ma no, ma come il liderismo, ma come il berlusconismo dentro di noi, Elly, tu non sei come la Meloni, tu non sei come Salvini. Lei pare di capire che li abbia quasi contro minacciati, dicendo: ah sì, non volete il nome mio nel cognome, e allora non mi candido solo in 2 circoscrizioni, mi candido in 5 circoscrizioni. Morale, hanno chiuso sta riunione senza però decidere come sarà sto simbolo, e quindi questa mattina Elly Schlein, riunita con gli altri cervelloni di cui si fida, deciderà. Come si spiega questa cosa? Da un punto di vista di cultura politica arrivano con i consueti 30 anni di ritardo, cioè da ormai dagli anni 90 in tutto l'Occidente avanzato la politica, bello o brutto che sia, è estremamente personalizzata. Si vota il leader più che il partito, si vota per la persona più che per un programma. Loro ci arrivano con 30 anni di ritardo. Da un punto di vista strettamente tattico, la spiegazione è chiara: lei vuole schleinizzare il partito e vuole intestarsi il risultato. Il suo messaggio è: quale che sia il risultato del 9 giugno, 20, 21, 22%, potrò dire è roba mia, e quindi ai mandarini che dovessero provare a farmi fuori dirò: no, guarda, questi voti li ho presi proprio io. Però in realtà c'è una contraddizione di fondo. Scusa Elly, come fai a desiderare bene di mettere il tuo riverito cognome nel simbolo del partito, quindi a fare questa mossa di chiara personalizzazione, e però contemporaneamente a dire: noi siamo contro il premierato? No, scusa, ma allora quando si arriverà alle politiche che fai? Metti il tuo nome, ma sei contrario all'elezione diretta del premier. E allora a cosa ti candidi? A primo ministro o a influencer? Questa è la grande domanda. Spererei nella prima ipotesi, se fossi un elettore della sinistra, che non sono, ma ho l'impressione che sia più probabile la seconda, un influencer.